Renato Perrini è candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. Parliamo di agricoltura, la nostra Puglia, la nostra Taranto gode di risorse agricole enormi, però ci sono stati tanti problemi che hanno dilaniato l'agricoltura, un'agricoltura che nell'area ionica non riesce ad avere quella esplosione tra virgolette che meriterebbe, e poi c'è stato e c'è il bubone della xylella. A questo proposito so, Perrini, che lei è intervenuto proprio in loco sui territori tarantini per questo dramma della xylella. Mi pare che lei si è mosso per far sì che molti ulivi venissero appunto espiantati. Perché l'unica maniera per bloccare la xylella è proprio quello ci hanno detto gli scienziati, perché, che era l'unica soluzione per cercare di bloccare, diciamo, la xylella, era quella di espiantare gli alberi che avevano questa malattia. Per evitare che potessero diffondersi. È successo nel territorio nostro, che io sono intervenuto subito, nei giri di 10 giorni ho fatto togliere gli alberi che erano infetti. L'errore che si è fatto è che quando è partita nel 2007 da Lecce non si è intervenuti, si è andato da dietro gli stregoni, ai milantatori, si è andato da dietro al populismo. Il risultato, nel Lecce si è stato tutto distrutto, non esiste più un albero di ulivo. E questa è una gravità assoluta, perché oltre alla questione commerciale dell'olio di ulivo, ma anche una questione di paesaggistica. Il paesaggio giù a Lecce è cambiato, ecco perché bisognava intervenire subito. L'agricoltura è un settore che io ho a cuore, l'agricoltura sarà il futuro, non può essere il futuro quello che è stato in Emiliano, che ha fatto perdere tutti i soldi per quanto riguarda il PSR, che ha messo in ginocchio migliaia e migliaia di aziende. Dobbiamo ripartire da là, perché una nostra provincia che è piena di ricchezza, da Ginosa a Massafra, da Palagiano fino alla zona di Sava Vetrana, Mandoria, Grottaglie, tutto quel versante là, che l'agricoltura è così forte, se la politica non è vicina a questo tipo di, a questi tipi di imprese, a queste strutture che investono tutti i giorni e che si alzano la mattina alle 5 per andare nei loro campi, nelle loro industrie, se la politica non è stata vicina in questi anni, lo faremo, e io sarò uno dei miei obiettivi di stare molto vicino a queste aziende agricole.